sono dei padrupedi che sono poi non so in quale periodo hanno colonizzato il mare e se la loro diciamo forte emotività e affettività, perché i delfini sono degli animali che sentono moltissimo il distacco dall'uomo e quando hanno avuto un prolungato rapporto con l'uomo eccetera, dipende dal fatto che il loro attaccamento e l'interesse per la nostra specie. Sì, per la nostra specie e comunque hanno una vita emotivo-affettiva molto, sì, si sa, molto, sì, forte, molto sviluppata. Sì. Se dipende dal loro sviluppo, diciamo, sono dal loro tipo di intelligenza, dal loro, sì, tipo di qualità, sì, comunicativa. Sì, dunque i delfini, cioè i cetacei, si sono evoluti una quantità enorme di tempo, che non so, milioni di anni, sono una quantità enorme di tempo, preferisco non dire una cifra per non dire una cifra sbagliata. La loro, diciamo, affettività non dipende esclusivamente dalla loro intelligenza, ma dipende molto dalla loro socialità. Gli animali che stanno in gruppo devono, diciamo, sviluppare dei legami affettivi, sviluppano dei comportamenti di tipo altruistico e l'interesse con la nostra specie, che è effettivamente forte anche quando si tratta di comportamenti altruistici, è perché con ogni probabilità in un mondo dove i mammiferi sono pochi, quando trovano un uomo in difficoltà in mare si rendono conto dal respiro affannoso e da qualche cosa che è uno come loro. E allora c'è questa estensione al di fuori della specie, probabilmente che dipende perché molti uomini sono stati, diciamo, salvati. Fin dall'antichità ci sono storie, poi storie di mezzo. Fino ai greci, il ragazzo col delfino, e poi anche il senso. Ecco invece una cosa che è molto legata con l'intelligenza è il loro senso ludico. Loro giocano, quello più che l'affettività, il gioco. E non solo, giocando sono creativi e ogni gruppo di delfini ha poi dei salti particolari per cui da lontano sanno a che gruppo appartengono. Le stenelle, che sono dei piccolissimi delfini, dei piccoli delfini che vivono un po' in tutto il mondo, fanno dei giochi di gruppo, insomma, cosa fantastica che se uno non li avesse visti non ci crederebbe. Si mettono due squadre, una di fronte all'altra, fronteggiandosi, e il gioco consiste che a un certo momento tutti insieme, quelli di una squadra, devono rompere le fila di quell'altra e fanno una volta per uno. È uno sport di gruppo. È uno sport di gruppo. Grazie a voi, grazie molto.